Era una domenica come le altre per Don Paolo, quando ricevette una chiamata. Non il solito tipo di chiamata. Pronto? Paolo? Oh, ciao Checco, tutto bene? Sì, a posto, grazie. Ti disturbo? Posso parlarti un istante? No, nessun disturbo. Sto facendo un po' di meditazione. Tu stai facendo bene il tuo lavoro di prete, ma vedi, il giardino è una bella comunità. Ma esiste una comunità molto peggio. La tua missione è andare nel quartiere di Quinto Giaro, che al momento non è un bel posto, e portare la parola di Gesù tra quella gente. Sì, certo. Ai suoi ordini. Ehi, ragazza, hai qualche soldo? No. A Quinto Giaro la gente è cattiva. Menefreghista. Volgare. Sballata. Insomma, gente molto imbarazzante. Sono pronto. Andrò a Quinto Giaro e farò una messa per aiutare quella gente. Don Paolo inizia dunque la sua passeggiata per Quinto Giaro. Sono le ore 11.45. Ma dov'è finito? Oh, ma dov'eri? Ero a casa che stavo leggendo un libro sugli avvocati che parla di diritti e... Dov'eri? Ero a casa, stavo leggendo un libro sugli avvocati che parlava di diritti e... Dov'eri? Ero a casa! Buongiorno ragazzi, io sono venuto qua perché avevo visto che questo posto sta andando a rotoli. Allora ho detto facciamo una bella messa così ricordiamo a tutti che siamo fratelli e che ci dobbiamo aiutare l'un l'altro, va bene? Vi va di aiutarmi? Ok. Okay. Coraggio ragazzi, andiamo a cercare altra gente. Così i tre amici si misero in viaggio. Oh ragazzi, perché non ci fermiamo a mangiare? Hai già fame? È tutta la mattina che camminiamo, colazione e una brioche al volo. E adesso non ci vedo più dalla fame. Eccoli là i ragazzi. Andate via, pidocchi! Ma cosa volete? Dai ragazzi, pensateci voi! Ciao ragazze! Arrivendo! Oh, che ci fai da queste parti? Che cerchi rogne? Ma che c'hai a grana nei portafogli? Cioè, dai! Ah, ma stasera magari riusciamo a bere un po' di whisky di buona qualità? Ma magari! Bella! Io non cerco problemi. Io cerco le vostre anime felici, Ma... Voi siete così, fate una vita da sbandate, perché nessuno vi ha mai amato veramente. E quindi io vi voglio aiutare. E venite a fare messa con me dopo? C'è commosso. Allora mi vengo a piangere. Vogliamo avere fiducia in te. Però avrei bisogno di un favore. Li vedete quei ragazzi? Avrei bisogno anche di loro. Riuscireste a fare questo per me? Ok, d'accordo. Parola di Gianna Pannocchio. Parola di Jessica Simbosca. Parola di Ramona Burlona. Parola di Francesco Amadori. E cosa mi dite di quei senza tetto? Perché nessuno gli dà attenzione? Sarebbe inutile. Ma va, a loro interessano solo gli avanzi che trovano nella spazzatura, capisce? E l'elemosina. Fratelli, l'elemosina, fratelli. Un po' di soldi. Buttali via. Non è vero? Anche loro sono delle brave persone. Vedrete che quando avrete finito di ascoltare la mia messa avrete voglia di parlare con loro. A dopo. Qualche ora più tardi tutti i ragazzi di Quinto Giaro parteciparono alla messa.
Ne uscirono cambiati profondamente e da quel giorno iniziarono tutti a dare attenzione ai senza tetto, che fino ad allora erano stati ignorati. Però Don Paolo dovrebbe celebrare un battesimo al giardino e ora sembra in ritardo. Accidenti, sono in ritardo per il battesimo. Forza ragazzi, venite con me. Vado io a chiamare tutti gli altri, vado io, vado io, vado io. Ma Don Paolo non arriva più. Forse l'altra messa non è ancora finita. Quale messa? Ah, ecco, sta entrando. Don Paolo iniziò la celebrazione con solo qualche minuto di ritardo e fu aiutato da tre giovani di Quinto Giaro che avevano deciso di cambiare vita. Poi arrivò il momento del battesimo, che andò molto bene. Noa è diventata cristiana! Così bene che anche uno dei ragazzi di Quinto Giaro decise di farsi battezzare. Anch'io voglio essere battezzato! Ma il peso dei suoi peccati era troppo grande. Don Paolo aveva bisogno di un aiuto. Fu allora che chiamò la sua fida Clara, che si precipitò ad aiutare Don Paolo, ed insieme alzarono il ragazzo. Yeah.